Il 1º maggio a Teramo è il giorno delle virtù, una vera eccellenza della cucina. Una volta preparata in casa, oggi quasi esclusivamente riservata all'acquisto al ristorante, con il rito dell'asporto però, perché mangiarle in casa è parte della festa. C'è stato dibattito in città sul prezzo delle virtù. Il giusto costo secondo me non c'è, cioè nel senso che se fatte come le facciamo noi, che richiede un lavoro veramente meticoloso, sono impagabili, però commercialmente Un prezzo? dobbiamo porci un prezzo e quindi siamo sulla decina di euro a porzione. Però fatte in questa maniera valgono molto 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 di più, perché veramente tutti gli ingredienti che noi ritroviamo sul disciplinare delle virtù teramane, che sappiamo essere depositato al Ministero delle Politiche Agricole, noi li utilizziamo praticamente tutti, li cuociamo tutti, ma tutti veramente separati e poi vengono assemblati mano a mano, cosa che purtroppo sto riscontrando molti, per motivi commerciali, per motivi anche di logistica, non rispettano quella che è la tradizionale ricetta, cercando degli escamotage nella preparazione. Ma quelle che si comprano sono proprio tutte virtù fatte a regola d'arte? Facendo parte anche dell'Accademia, del gruppo Facebook dell'Accademia della Cucina Teramana, lì c'è un confronto un po' con tutte le preparazioni di tante altre situazioni. E spesso ho riscontrato questo modo di fare, di cuocere almeno le verdure tutte insieme, di cercare di abbreviare un pochettino i tempi. Questo forse è un danno per la virtù teramana, che è diciamo, l'emblema proprio della città e che andrebbe preservata, tutelata e valorizzata in maniera un pochettino più attenta. Come si dovrebbe fare, secondo lei? Secondo me bisognerebbe fare appello alla coscienza dei tanti che lavorano con il pubblico, così come lo facciamo noi. So che è purtroppo una richiesta poi anche di risorse economiche da investire per poter fare un piatto del genere, quello è un problema. E tante volte ci si sta con costi veramente nei margini, ci si esce o non ci si esce, fatte in un determinato modo. E quindi bisogna fare appello alla coscienza delle persone, cercare di, più che altro perché è un ritorno d'immagine poi per il piatto teramano, per l'intera città, perché a me è capitato spesso, ho tanti amici nelle Marche, mi dicono, abbiamo mangiato, ma erano dei minestroni. Non è difficile distinguere un minestrone da una virtù ben fatta, perché una virtù ben fatta riesce a distinguere tutti i sapori, perché sono stati cotti in maniera separata, per cui difficilmente ti si mischieranno e vanno a coprirsi l'uno con l'altro. Un minestrone si mischia tutto, lo dice la parola stessa, si mischia tutto e i sapori sono completamente diversi, sono.